Ma cos'è che ha tirato lo sciacquone? Cos'era? Ma cosa volete? Ma da quanto questo finisce qua, questa partita? Ragazzi, questo qua, se non si, io chiedo alla regia, possiamo stare un po' distanziati ancora un po' di più? Mi dà proprio un fastidio a pelle, proprio non lo sopporto. Pisani, prego. Io credo. Palla al centro, chi inizia? Noi. Beh, che sfortuna. Vai, José. Guarda, José. Siamo l'unica squadra italiana in Europa, chi la allena? José. José Mourinho. Bravo, bravo, mister. Allora, bravo. Inizia la partita, sento che inizia adesso, sì. La palla ce l'ha Ebram, palla indietro, girata subito su Smalling, allarga il gioco per Mancini, davanti ai 30 metri difensivi da Roma, Kasdorp subito affrontato da tre giocatori del Napoli, palla indietro, fatta girare da Sergio Oliveira, ancora Mancini, rilancio lungo di Rui Prodigio a cercare la testa dello Zaniolone, con il petto serve Ebram che però viene anticipato. Ancora lo Zeno, tiene la palla, scarica dietro, c'è Cicciolo Bocca prova 1-2 con Ruiz, ancora Ciccio, prova l'infilata, arriva bello, lo Zaniolo in aria, butta di rigore, rigore qua, no, gioca. Questo è rigore, ragazzi. Allora c'è un fallo su Lozano che continua a schiacciare. Ma perché si tocca il ginocchio se è stato spinto da dietro? Esatto. Questo è rigore, ragazzi. Anche dalla panchina secondo me potrebbe essere rigore. Comunque adesso sta ripartendo da Roma con Kasdor, l'arbitro dice di proseguire ancora con Zaniolo, entra dentro il campo Zaniolo centralmente per Cristante, appena la palla esce secondo me ci sarà il check. Infatti, ancora per Zaleski, no, Zaleski palla, centralmente no. Per Cristante, ancora Zaleski, se vanno avanti c'è Zaniolo, uscire, non lo c'è Zaniolo sul lato corto, va, prova buttala a puntare, fuori. La recupera ancora Zaleski, perché deve buttarla fuori, Zaniolo la recupera di forza, ancora Zaniolo, voi. Zaniolo contro tutti, Zaniolo contro tutti, la palla buttala che recupera fuori. Ancora da Zaniolo, ha buttato giù, forse c'è, ci sarà, vediamo, no, non c'è niente, non c'è niente. Vediamo, sì, no, aspetta, adesso vanno a parlare, vanno a lamentarsi, no, ma adesso, giustamente, vanno tutti da Di Bello, no, dice che non c'è niente, però Di Bello mi sembra che abbia le idee chiare, sì. E c'è come dice lui, il canadese che si sta lamentando, vediamo, in maniera piuttosto vediamo, evidente, vediamo che adesso fa rivedere, bisogna rivedere anche la posizione, c'è solo una spinta e bravo Lozano che si fa un po' tamponare, sì, la strada, riesce, si mette davanti, dai, si mette fa davanti, toccare, non c'è però niente, guarda, dai. Le braccia sono guarda a posto, guarda il piede, Ofeo, ma quale piede? Guarda il piede che glielo schiaccia, adesso quando cade, no, poi lo schiaccia, allora comunque non il contatto è qua, in questa posizione, non è dell'aria. Solo la spinta, gli schiaccia a il piede, a me sembra, non lo so, perché possibile, c'è la possibilità, perché certo, a questo punto perché, certo, vanno a valutare e dà l'idea del rigore, ragazzi, però vedo che sta andando, innanzitutto stanno andando da Lozano e mi risiedo così almeno non do fastidio, che sta piangendo e sta per entrare in campo. Comunque vediamo perché, vediamo se no. C'è questo calcio di rigore. No, aspetta, gli dice a Pellegrini, ragazzi, che è l'autore. Se non ci danno sto calcio di rigore io me ne vado. Sì, prepara la valigia e allora vai. Bravo, prepara la valigia. Perché no, me ne vado, perché questo è rigore nettissimo. Allora, aspettate un attimo, calma, sta parlando, stanno facendo pressione ovviamente i giocatori della Roma. Ma tanto dipende dalla VAR, cosa fai pressione? Va, dice, tu stai zitto che ci penso io. Mourinho già fa il gesto delle manette, come al solito, guarda, va tutto un manipolo di giocatori che si sta, anche arriva anche Cristante, vanno tutti contro l'arbitro in una maniera incredibile, lui penso che vada a vedere, no, va a vederlo, va a vederlo. Questo onestamente è un pesto, quando lo tocca, ma perché guarda, aspetta, bene, è davanti allo schermo, guardalo qua, guarda qua il piede sinistro di Lozano, che allora, viene... adesso perché la guarda come gli va sopra, guarda, tac, sì, no, rigore netto, rigore netto, perché gli piega la caviglia, ragazzi, guarda che roba, non c'è niente da dire, no, ma rigore al 100%, se non lo danno è veramente, se non lo danno io mi alzo e me lo vado, lo dico subito, sì, va bene, ho capito, io mi alzo e me ne vado. Vediamo un po', perché stiamo vedendo la sala VAR, sta parlando ovviamente da Lissone, no, della guarda la gamba. Ah, lo tocca sì. È certo che lo tocca, gli sposta la gamba. Lo la tocca caviglia. Sì, lo tocca è rigore sì. Tutta la vita. No, è rigore. Per me è rigore. Certo, perché tutta si la vita. Toccava dopo, la caviglia lì. Non lo so. Beh, la caviglia perché no. ha preso perché una... sembra, se la guardi, sembra che gli cede, ma lui gli tocca il tendine d'Achille, sì, credimi. Esatto. Quindi è rigore. Rigore. Ma no, giusto. Rigore. No, ma è inevitabile. Non avevo visto il tocco. C'è proprio il tocco sul tendine d'Achille che gli piega il piede. Gli piega la caviglia. Beh, però lo tocca perché poi la caviglia sembra basso, va a protestare Pellegrini, che prende una storta, una distorsione, poi bisogna vedere se lo segni sto calcio di rigore, però sì, poi insigne dal dischetto, non è propriamente, no, bisogna anche fare, neanche è un pippone quello che lo batte, no? No, a Bergamo l'ha segnato, gli sbaglia spesso, sì, però. Non è infallibile, diciamo, a Bergamo l'ha segnato, dai, c'è sulla pelle Insigne, detto anche il canadese, attenzione, c'è molta tensione, c'è molta tensione, per me lo segno.
No, l'hai già visto. No, non ho visto niente. Parte. No. E la mette dentro. Prego. E la mette dentro. Un solo grido. Capitone 1-0 Londa Mondoflex, grazie! Royal bersagliere sardo, cross in mezzo, si mezza la giusta, prova il destro al volo, la palla rimane lì ancora, che ancora Lozano ci mette la mano! Rui Patrizio! La palla magica era diventata. Sai, non devo perdere il posto. Non ti vorrei rovinare. Ora puoi andare. Ah, ok, scusa. Ancora Kasdorp, mettila per. Per. Mamma mia! Mamma mia, cosa ha fatto? Ci siamo quasi, eh? Ma non siamo a sbagliare sto gol. Allora, c'è un lancio. Te l'ho detto. Di Kasdorp, Sharawi entra dentro il campo, ce ne sono tre davanti, viene servito invece Mkhitaryan sulla linea di metà campo. Bravo, Pellegrini, bella la palla di Sharawi, vai! Rigore, 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 questo rigore, come non glielo dà? Niente. Non ha preso la palla qua, eh? La buttano vabbè, fuori perché ci vogliono il VAR. Vogliono rivedere. Ecco qua, VAR. Vediamo. È rigore secondo me, ragazzi. C'è? Sì, l'ha preso. No, non lo so, vediamo. Vedere bene però. Adesso vediamo, ma secondo me è calcio di rigore. Se è rigore ce lo devono chiedere. Se lo dà. Insomma, l'amico Marelli dice a Dazon che non è calcio di rigore. C'è tutta la panchina della Roma messa così, vanno tutti a protestare, c'è anche Mourinho, credo che è defilato, ma è evidente, dicono, ma vai a guardarlo, cosa devi fare? Gliene stanno dicendo tutti i colori e c'è il cartellino rosso per un ragazzo della Roma che gli ha detto proprio in faccia, ma è rigore tutta la vita. E quindi gli fa l'arbitro, lo butta fuori, non so che giocatore è. Fuzzato, il secondo portiere. Vabbè, no, pazienza. Devi buttare fuori qualcuno di importante. No. Quindi il portiere viene gli ha detto vai a vedere, comunque lo cacciano fuori un momento dove però lui ha detto in faccia che fai, non lo vai a guardare, insomma, cioè, tanto Mourinho fa così. Mourinho ride, se la spignazza. Guarda Mourinho. Mourinho continua a far così. Niente, non c'è niente. Se lo devono spiegare, non c'è niente, Mimmo, fai vedere che non c'è niente. Non parliamo più della possibile espulsione di Handanovic a Sassuolo. Ecco. Basta, zitto, ma che c'entra? Okay, ancora due cose differenti. Ancora Pellegrini, parte Pellegrini, c'è caso. Ha ragione, bravo. Sì, l'ho preparato. Ancora palla indietro. Non mi piace, a me 8 minuti, metti in condizione la Roma di pareggiare. Ma come 8 minuti hai detto che adesso fare la palla in verticale? Perché è chiaro che li metti in condizione. In area di rigore, Abraham fa la correre, vai Sharawi, gol! 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 E Sharawi! Oh, la beffa del 90 e più! Non molli mai! La beffa del 90 e più! Andiamo a vincere adesso! Terzo gol di El Sharawi! Abbiamo ancora 7 minuti! Flex. Mimmo, è colpa tua, sei andato con la pompetta a mandare il fluido positivo al vicino di posto! Bravo, poi bravo, scrivono bravo. Faraone, ti aspetto a San Siro! Sì, non ti dico che cosa mi ha... Anco... Fallo, qua speriamo fallo. Che la Roma... Ma cosa c'entra? Io sto bevendo la cedrata e dico al mio amico Pino... Avevi ricordo, vuoi un po' di cedrata? No, così! E lui dice no, ma non la parte! No, ci no, sono... Io gliene voglio dare un po' di cedrata e lui dice di no! Oh, si merita... Si merita... Ci sono degli schizzi di cedrata orribili... Merita di prendere il secondo, no, guarda. Attenzione, perché qua c'è gente che si preoccupa. Ciao. Esatto. C'è un'occasione... Meriti no, di prendere il si arrabbia! Dov'è? Vedi che si arrabbia? C'è Spalletti che è inferocito! Su tutti i 4 minuti di 8 di recupero! Andate a casa, Pipponi! È interminabile questa partita! La come si dice? Bravo, ripartiamo in contropiede. Ancora con Felix. Hai sbagliato tutto, Felix. Dai, finita. Finisce 1-1, pubblicità. L'Atalanta fra pochi istanti. Io vado ancora a fare la partita. Grazie a chi deve stare, chi se ne va a pubblicità.